Dottore Marati, amministratore delegato della Gori, della Gori si sente parlare quasi sempre con un segno negativo davanti. Noi veniamo da un territorio che è quello dell'Agro Nocerino Sarnese, dove si sono registrati anche molti distacchi dell'acqua. Questo ha fatto molto discutere perché molto spesso in queste abitazioni c'erano bambini, c'erano persone che avevano difficoltà, portatori di handicap. Allora, spieghiamo bene tecnicamente perché è possibile e la legge prevede il distacco dell'acqua e perché si giunge a misure così estreme. Sì, dobbiamo dire che il distacco dell'acqua è sempre una, diciamo, situazione estrema che purtroppo in questo territorio è molto diffusa perché in questo territorio la morosità è molto, elevata. E quindi, non abbiamo, anche nel territorio da noi gestito, ricordo sono 76 comuni, dei quali 51 della provincia di Napoli, il resto della provincia di Salerno, non c'è una situazione omogenea della morosità, c'è una situazione abbastanza disomogenea che possiamo anche vedere e rappresentare con una cartina. Dovremmo averle, insomma, sono dei punti particolarmente Ci critici sono anche nelle nostre dei zone. punti particolarmente critici che dimostrano come la leggenda, diciamo, metropolitana che dice che il sud si comporta tutto allo stesso modo, per cui al sud non si pagano i servizi, eccetera, non è vera, perché ci sono dei nostri territori che pagano regolarmente e sono con percentuali, diciamo, simili alle nostre aziende del centro-nord. E ci sono invece delle situazioni assolutamente estreme che realmente sono al di fuori di tutta la normalità. E evidentemente noi in queste situazioni nelle quali ci sono larghe fasce di morosità, noi siamo costretti a intervenire perché il principio di fare in modo di evitare che il peso di un eventuale non pagamento della bolletta e quindi di una carenza da un punto di vista del ricavo tariffario vada a caricarsi su chi invece paga la bolletta, per noi è fondamentale perché noi dobbiamo assicurare che la gestione sia in equilibrio con le tariffe, secondo legge, cioè non possiamo fare altrimenti. E quindi siamo obbligati, peraltro, non solo lo facciamo perché siamo obbligati a farlo, per evitare appunto di surrogare queste mancanze di copertura tariffaria da parte degli utenti morosi con aumenti di tariffe ingiustificati sugli utenti che invece pagano regolarmente. E la norma ce lo consente, e quindi anche questa è una cosa non vera, quella che il servizio non possa essere staccato. Sono previste ovviamente delle regole di preavviso con dei tempi che noi rispettiamo secondo il regolamento del servizio. Evidentemente, quando arriviamo al distacco, vuol dire che tutti i tentativi che abbiamo fatto seguendo queste procedure non sono andati male. E quindi arriviamo purtroppo anche a sospendere il servizio. Peraltro, lei faceva riferimento a situazioni di disabilità piuttosto che di situazioni di disagio. Tenga presente che noi come diciamo società non conosciamo chi c'è dietro l'utenza. La conoscenza di chi c'è dietro l'utenza è più del comune, delle amministrazioni comunali. Per questo motivo noi abbiamo con diverse amministrazioni comunali instaurato dei rapporti di sinergia e collaborazione, perché a seguito del distacco, quando ci viene rappresentato dal comune che ci sono delle difficoltà e dei disagi, noi interveniamo con anche gli assessorati alle politiche sociali, eccetera, per cercare di facilitare evidentemente il rientro da parte di queste persone mediante piani di rateizzo anche molto al di fuori della norma. E in alcuni casi, nei comuni più virtuosi, ci sono anche delle partecipazioni da parte del comune che ha dei piccoli budget relativamente diciamo, al sostegno delle famiglie deboli. Abbiamo qualcosa di nuovo in questo rapporto di collaborazione con le amministrazioni comunali perché siamo abituati a vedere questi sindaci, almeno nel nostro territorio, quasi a guidare le barricate anti-Gori, petizioni popolari, tanti comunicati stampa in cui si lanciano anche stilettate molto dure nei confronti di questa società accusata di essere ad esempio uno stipendificio, di non rendere servizi e di vessare i cittadini. Allora, si parla tanto di sindaci pronti ad uscire fuori da questo sistema.
questo è populismo o è possibile tecnicamente fare? Io non ho ancora visto nessun sindaco che sia venuto qui o rappresentante di sindaci che sia venuto qui a fare una proposta concreta che potrebbero fare, perché l'unico modo che la legge prevede è quello di dire: scusate, ma se noi compriamo le quote tra virgolette private, siete disponibili a cederci le quote private? Poi lasciamo perdere che si tratti di 1 euro, 10 euro, 100 euro, ma non è neanche venuto nessuno a dire: vi possiamo offrire 1 euro per le quote private? Allora questo significa che la volontà non è quella di realmente fare la gestione pubblica secondo quello che dicono, ma è semplicemente quella di fare tramite la Gori farsi propaganda probabilmente elettorale, perché noi siamo stati sulle pagine dei giornali e nelle propagande elettorali dei comuni. Evidentemente non interveniamo proprio per evitare di far parte di questa, diciamo, strumentalizzazione politica alla quale siamo spesso soggetti. Noi ci preoccupiamo solo di dare il servizio al cittadino, all'utente. Per il resto è fisiologico che ci sia una parte che utilizza la Gori come strumento di pubblicità personale. Diciamo che l'intento, almeno nella nostra regione, è quello di continuare su questa linea dell'acqua, del sistema idrico integrato, la gestione affidata da una società privata, perché mi sembra che dalla regione arrivino, insomma, nuovi provvedimenti in tal senso. No, non mi risulta assolutamente. Innanzitutto la società non è privata, questo è bene chiarirlo. La Gori è una società mista a prevalente capitale pubblico, cioè stiamo parlando del 70% circa del capitale che è pubblico, poco meno, 65% circa, in mano ai comuni del nostro territorio, del lato 3. È semplicemente una società che ha un supporto gestionale da parte di un socio industriale che è il leader mondiale nel settore del servizio idrico integrato. E quindi tutti i discorsi che mirano a far dipingere la Gori come lo stipendificio, come il carrozzone politico, rientrano nella propaganda politica, alla quale ovviamente noi ci sottraiamo con le risposte sul campo. Veniamo ad un altro aspetto che pure, insomma, fa un po' inalberare i cittadini: questi uffici, questi sportelli, lunghe code. Ci sarebbe probabilmente la necessità, in territori anche abbastanza vasti, ampi e densamente abitati, di creare forse qualche front office in più? In realtà le grandi aziende chiudono i front office perché si dotano di servizi molto più agevoli, che sono quelli della comunicazione via web, e noi stiamo puntando su questo, perché se dovessimo andare verso il classico, diciamo, front end, verso l'utente, dovremmo aprire 76 sportelli, quindi sarebbe abbastanza, innanzitutto, antieconomico. A quel punto sarebbe vera la critica degli elevati costi di gestione. Noi dobbiamo essere bravi a rendere efficiente il servizio, ma anche economico. E quindi quando ci chiedono di aprire gli sportelli presso i comuni, noi rispondiamo proprio così, che cerchiamo, per ora abbiamo cercato di accorpare questi sportelli, perché prima c'erano 37 aperti ed effettivamente c'era un dispendio di energie e anche di costi. Ne abbiamo fatti 10 sportelli consortili. Evidentemente sappiamo che ci sono ancora delle condizioni di difficoltà, non per il fatto che gli sportelli non funzionino in sé, ma perché c'è una grande pressione degli utenti verso gli sportelli legata a fenomeni straordinari, non di gestione ordinaria. Quando si tratta di regolarizzare migliaia di abusi, e purtroppo noi lo stiamo facendo, evidentemente c'è una pressione di utenti che devono regolarizzare la loro posizione, e quindi questi migliaia di abusi creano una congestione ovviamente degli sportelli. Poi ci sono dei conguagli anche di diversi anni, perché per diversi anni la gente in molti casi ha evitato di far entrare i nostri operai, i nostri letturisti per fare le letture. Oggi stiamo riuscendo a fare le letture e siamo costretti a fare conguagli anche di diversi anni, con dei carichi abbastanza pesanti anche per gli utenti. Evidentemente abbiamo previsto la rateizzazione, diciamo, automatica, quindi non c'è assolutamente alcun problema sulla rateizzazione, però questo comunque comporta la presenza dell'utente allo sportello che chiede chiarimenti per bollette, diciamo, che si considerano pazze e invece sono delle bollette di conguaglio pluriennali, purtroppo.
Poi ciò non vuol dire che nell'arco di 520.000 utenze possa esserci qualche bolletta che magari debba essere corretta, possa avere qualche problema, ma è fisiologico per tutte le aziende del settore, quindi non mi spaventa questa cosa. Approfittiamo per chiarire forse un punto che può sembrarle banale, ma la Gori cosa fa pagare agli utenti? Non l'acqua, ma dei servizi, e quindi cosa insomma materialmente fate sui territori, perché poi ci sono anche problemi sulle reti idriche obsolete che per anni non sono state insomma curate, non c'è stata manutenzione. Il servizio che la Gori fa pagare è il servizio idrico integrato, quindi comprende la fornitura di acqua del servizio idrico, quindi il trasporto dell'acqua dalla fonte fino alla casa degli utenti, e a monte di tutto ciò ci sono diciamo dei sacrifici di persone, dei costi, di energia, di disinfezione, di controllo della qualità. Noi portiamo acqua controllata, al 100% controllata, in tutti i parametri in ordine, per cui è acqua potabile, i cittadini la possono bere tranquillamente, possono risparmiare nell'acquisto di acqua minerale, quindi questo è un servizio assolutamente di garanzia che noi diamo. E poi a valle c'è lo scarico dell'acqua nelle reti fognarie cittadine, e da queste poi arrivano ai depuratori, laddove i depuratori ci siano evidentemente, perché voi sapete che dal 2008 non si fa pagare il servizio di depurazione a chi non è provvisto di servizio. Quindi questi sono i servizi che la Gori fornisce, e questa parte che io ho descritto è semplicemente la parte ordinaria. Poi l'impegno della Gori è anche quello di migliorare il servizio a livello di riduzione di perdite, di miglioramento della qualità, soprattutto del livello di pressione in alcune zone. Quindi c'è tutta una serie di criticità che sono storiche nei comuni, e che quindi non sono nate certamente con noi, che noi stiamo cercando di risolvere e stiamo dimostrando di risolvere. Faccio un esempio molto evidente: noi abbiamo contribuito a far ottenere la bandiera blu a Massa Lubrense, la bandiera blu ad Anacapri, e stiamo contribuendo a risanare tutto il litorale del Golfo di Napoli, da Portici fino a Castellammare di Stabia. Quindi questi sono poi i risultati concreti che il cittadino deve conoscere. Il cittadino deve conoscere anche insomma le campagne promozionali che si fanno, queste nuove iniziative della Gori. Da qualche giorno sono spuntati un po' in tutti i comuni dei grandi manifesti che annunciano che da quest'anno Gori porterà nelle case dei cittadini che sono serviti da questa società 30.000 litri di acqua gratis. Cosa significa? Significa che i primi 30.000 litri di acqua non vengono pagati, quindi tutti i cittadini avranno la possibilità di consumare questi 30.000 litri senza spendere un centesimo. Questo significa ovviamente garantire soprattutto alle fasce più deboli, soprattutto alle persone che vivono solo in casa, immagino tanti pensionati che vivono da soli e che quindi hanno consumi veramente essenziali, di non avere un carico diciamo tariffario importante. Questo è uno degli elementi della nuova articolazione tariffaria. Un altro elemento importante è che sono stati destinati 2,5 milioni di euro al sostegno delle fasce deboli, e questo verrà fatto attraverso, sempre con la sinergia con i comuni, cioè saranno i comuni che, mediante dei bandi che verranno pubblicati, dovranno fornirci le liste dei cittadini che saranno ammessi diciamo a questa facilitazione, che potranno, al di là dei 30.000 litri gratuiti, avere ulteriori agevolazioni per il pagamento delle bollette. Quindi c'è una mano tesa al cittadino, non siete contro i cittadini. Chiudiamo così l'appello, insomma facciamo chiarezza, perché vi vedono un po' tutti come il nemico della situazione. No, assolutamente, noi mano tesissima ai cittadini. È bene che i cittadini sappiano che come in ogni servizio, in ogni diciamo paese avanzato, come dovremmo essere noi, e assolutamente ci riteniamo di esserlo, i servizi devono essere sostenuti dalla tariffa, lo dice la legge, non lo diciamo noi. Noi abbiamo questo difficile, diciamo, difficile compito di fare il servizio che deve autosostenersi, quindi deve coprirsi con la tariffa, ma se i servizi vengono resi, il cittadino
deve stare tranquillo perché paga un servizio che ovviamente darà un valore aggiunto. Il valore aggiunto che può essere la qualità dell'acqua, che può essere la qualità dell'ambiente, che può essere il miglioramento della, diciamo, della distribuzione nei vari comuni. Quindi questo è l'obiettivo che noi ci poniamo. Evidentemente la mano tesa soprattutto ai cittadini più deboli, perché è giusto che siano i cittadini più deboli che debbano avere in qualche modo una minor carico tariffario, mentre sul discorso medio evidentemente io penso che anche il territorio campano debba uniformarsi, adeguarsi a livello, allo standard italiano sostanzialmente.